grande battaglia vinta da Ekdal che di forza recupera palla, trova il cross, arriva Verde che la rimette in mezzo ancora per Kovalenko, colpo di testa, palla che rimane in campo, la raccoglie senza problemi di Gregorio. Ci ha provato di testa il trequartista ucraino. Ecco qua il modo in cui Ekdal di foglia, di grinta, ha recuperato il pallone, poi sul tentativo di Verde il colpo di testa di Kovalenko, ma la palla poi controllata senza fani da Di Gregorio. Scambia adesso con Pessina, Spezza che sta crescendo in questa fase centrale del primo tempo, Monza che fa un po' più fatica invece a imporre il suo gioco di fronte all'aggressività della squadra di Semplici che sta aumentando con il passare dei minuti. Di Gregorio vede avvicinarsi Shomurodov, cerca la profondità, sfiora Motta Carvaio, colpisce di testa Wisniewski, Pessina la mette giù, avanza palla al piede, sul fianco c'è Ciurria ma soprattutto c'è Colpani che la riceve. Colpani vuole dialogare con Ciurria che prova il sinistro, Patrick Ciurria, Spezia 0 Monza 1, minuto 21 e Monza in vantaggio. Ha sprecato una grossa palla gol Kovalenko, non sbaglia invece il Monza, palo interno e gol, e Patrick Ciurria porta in vantaggio i biancorossi. Palla molto angolata, non ci arriva Drogovski, 1-0 Monza, il quinto gol stagionale per Patrick Ciurria. L'ultimo risaliva alla gara dello scorso 4 marzo con l'Empoli, guardate la precisione di questa conclusione che bacia il palo interno e si insacca. Patrick Ciurria con il gol del vantaggio del Monza, anche lui è un ex della partita, ha militato nello Spezia per 3 stagioni fra il 13 e il 16. Gol dell'ex di Patrick Ciurria, 24 presenze, una rete segnata al picco contro il Vicenza nel dicembre del 15, gol dell'ex per Ciurria e Monza in vantaggio. C'è evidentemente un check in corso per il direttore di gara Antonio Rapuano, verifica da parte della sala VAR evidentemente riguardante qualcosa nell'azione del gol, quindi si aspetta qualche secondo prima di far ripartire il gioco, tutto regolare, gol confermato, il gioco riprende,